Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video, nuova location, ho delle scarpe intorno, è tutto molto nuovo ed è tutto molto emozionante per me, quindi se in questo video sembrerò un po' più strana del solito è perché finalmente vi posso presentare il mio brand e già a dirlo ho i brividi, è un'emozione bellissima poter finalmente raccontare quello su cui ho lavorato nell'ultimo anno e un pezzettino, diciamo un anno, va. Manteniamoci sul vago. Finalmente Moda Essenziale è online, Moda Essenziale è il mio brand di scarpe e borse made in Italy, quindi ce l'ho fatta, dopo 10 anni di blog finalmente ho realizzato questo sogno che è all'inizio, quindi in realtà non mi sento arrivata da nessuna parte, è soltanto un nuovo inizio e sono felicissima di potervene parlare proprio con loro intorno a me, ho aspettato proprio fino all'ultimo ultimo per parlarvene perché volevo darvi anche una piccola anteprima in video di alcuni dei miei modelli. E anche dire miei modelli è molto strano, ma è così, le scarpe sono mie, solo e soltanto mie, quindi sono modelli esclusivi di Moda Essenziale che non troverete da nessun'altra parte, sono stati ideati, creati da me così come li vedete, quindi la scelta dei pellami, dei dettagli, dove ci sono delle borchie, in questo caso sono delle borchiette diamantate, quindi sembrano degli strass, sono state scelte da me e sono state realizzate in Italia in ogni dettaglio, quindi dalla borchietta al tacco, alla zip, alla concia ovviamente delle pelli, è tutto fatto in Italia, sono scarpe 100% made in Italy, sono contentissima di questo e non era una cosa su cui ero pronta a negoziare, quindi ci ho messo più del dovuto per questo, è stato difficilissimo trovare un calzaturificio che avesse ovviamente la stessa idea che avevo io e che fosse pronto anche a accettare questa sfida, perché comunque lavorare con me non è esattamente facile, ma ci siamo trovati alla perfezione e sono molto contenta del risultato finito, che è quello che vedete qui e ovviamente poi vedete anche nel sito. Perché però fermarsi sulle scarpe? Non mi sono fermata sulle scarpe, per il futuro in realtà ho tantissime idee, quindi questo è veramente soltanto l'inizio, ma al momento nel sito trovate anche delle borse. Le borse, lo dico chiaramente, non sono modelli esclusivi, quindi non le ho disegnate io, è uno step che probabilmente in futuro farò, ma al momento non è così, ve lo dico, ma anche lì c'è stato un lavoro enorme nella scelta dei fornitori giusti, che sono comunque delle aziende che lavorano i pellami in modo artigianale, quindi sono borse di qualità eccezionale come le scarpe. Non avrebbe senso vendervi delle scarpe create dove vengono create anche quelle del lusso con delle borse di qualità scadente, quindi la qualità è assolutamente eccellente sia nelle scarpe che nelle borse e vi ho detto insomma ci è voluto tanto anche per questo, trovare le pelli giuste, i colori giusti, i fornitori giusti non è mai facile. E ci ho messo tanto, mi sono presa tutto il tempo necessario, quindi partiamo adesso perché adesso sono pronta per partire. Sarebbe potuto succedere anche 6 mesi fa, ma non sarebbe stata la stessa cosa. La qualità non è mai stata in discussione, io avevo chiarissime le idee in mente riguardo proprio alla qualità dei miei prodotti, dei prodotti su cui ho messo il mio nome, e quindi insomma ci abbiamo messo più del dovuto, però sono a posto adesso. Adesso sono proprio serena e contenta di poterle condividere con voi perché so che le apprezzerete e le capirete come le ho capite io dal primo momento, perché poi appena ho aperto quella scatola la prima volta ho detto ok, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Ovviamente non sono solo questi modelli, la collezione è molto ridotta ed è una scelta molto chiara anche questa. Non voglio diventare il nuovo Zalando, il nuovo Amazon, non mi interessa avere quantitative enormi di merce, voglio una produzione che sia di questa qualità a prezzi comunque accessibili, quindi per mantenere queste variabili su una linea che è la mia linea che ho scelto per me, quindi una linea comunque ancora accessibile, ancora accettabile, non c'è una produzione enorme, non ci sarà mai. Questo è un modo carino per dirvi, se vi piace qualcosa comprate adesso, anche perché per il lancio abbiamo deciso di offrirvi anche la spedizione gratuita, che per tanti siti è una cosa scontata, per i siti piccoli vi assicuro che non è così facile, però insomma ce l'abbiamo fatta, ci tenevo, un'altra cosa a cui tenevo molto, quindi insomma per qualche giorno c'è la possibilità di comprare con le spese di spedizione annullate e nell'info box comunque c'è il link, nel sito trovate tutte le informazioni del caso e ovviamente tutti i modelli, perché qui c'è qualcosina, non ve li racconto uno per uno perché non voglio darvi troppe informazioni, c'è tutto nel sito quindi potete andare lì. Sito che nasce come piattaforma anche di scambio, quindi c'è una sezione blog che ovviamente curo io perché come potrebbe essere diversamente e lì parleremo sicuramente di prodotti, ma mi piacerebbe continuare, già ho pubblicato qualche articolo, parlare di moda, di stile, di quello che è per me Moda Essenziale, che nel suo nome ha tutto quello che c'è da sapere sul brand. Essenziale rappresenta per me la forma, quindi il fatto che state già vedendo delle forme molto minimal, molto pulite,
dov'è la qualità e dove sono i colori a parlare, non i design pazzi, perché ormai quando ho iniziato con il mio blog non si trovavano scarpe pazze in giro, adesso si trovano invece tutti i tipi di scarpe anche a prezzi molto molto bassi, di qualità discutibile, quindi ho fatto un po' un salto inverso, sono tornata indietro a quella che è l'origine proprio del design e ho pensato a modelli molto puliti, tutti impreziositi da dettagli particolari che però non fossero di stagione, di tendenza, impossibili da usare tra un anno. Tutto quello che apparirà su modo essenziale può essere usato oggi, tra un anno, tra 5 anni, tra 10 anni, sia le scarpe che le borse. Questo perché io non credo più, ma non credo di averci mai creduto davvero, nel concetto di tendenze passeggere, di investire nelle tendenze passeggere. Non sono mai stata una fashion victim, non mi interessa quel tipo di vendita e quindi ho fatto proprio questo tipo di scelta, un po' diversa, ma ci credo fermamente, quindi sono contenta di potervela finalmente presentare. Questo ovviamente significa che i modelli a disposizione non sono tantissimi, i quantitativi non sono tantissimi. Fate voi, nell'info box c'è il link, ci sono anche i profili social, abbiamo appena iniziato quindi sono piccolini ma ho un sacco di foto, di idee, di contenuti da condividere, quindi seguitemi anche lì, pagina Facebook, pagina Instagram. Direi che a questo punto è tutto, io non vedo l'ora di godermi adesso le mie meravigliose scarpe, fa stranissimo dire mie scarpe e sapere che sono mie, non perché le ho comprate ma perché le ho fatte e sono contenta finalmente di aver potuto creare qualcosa che fosse mio al 100% e che fosse Sara al 100%, non ho ceduto su niente perché poi sono così, se mi metto in testa una cosa o si fa in quel modo o non si fa, ci abbiamo messo tanto, modo essenziale oggi esiste, quindi nell'info box trovate tutti i link del caso, se avete ovviamente domande su prodotti, materiali, qualunque idea abbiate in testa potete scrivermela nei commenti e poi piano piano insomma nelle prossime settimane continuerò a parlarvene, ci tengo però a dire che per il resto non cambierà nulla, quindi il blog continuerà ad esistere, il mio blog shoeplay.it continua ad esistere come blog di scarpe, sta sempre lì, il canale YouTube resiste ed esiste. C'è soltanto adesso questa nuova avventura. Siccome avevo ancora qualche ora libera nelle mie giornate, ho pensato di occuparla creando qualcosa che fosse mio al 100%, in cui mi rispecchio veramente al 100%. Vi lascio. Grazie di essere stati con me anche oggi. Spero di ritrovarvi anche di là. Buona giornata. Ciao!